Io credo che questo Sospesi Tour serva a ricordare una cosa a tutti, e io me ne rendo conto guardando i loro video da Montecitorio. Noi stiamo in aula e loro stanno in giro per l'Italia a parlare con voi. Serva a fare una cosa, a ricordare una cosa a tutti, che questo è un movimento che fa sul serio, un movimento che non fa marchette elettorali, che non fa messi in scena. Questa gente piangeva quando la Boldrini ha messo la tagliola per passare 7,5 miliardi di euro alle banche. Avevamo il sangue agli occhi, facevamo sul serio. In passato quell'aula è stata abituata ad atti dimostrativi che non appena si spegnevano le telecamere si andavano a prendere il caffè insieme le due parti che si combattevano. Non è più così. Per la prima volta nella storia arriva una forza politica pulita e libera nelle istituzioni e fa una cosa che non conoscevamo da 30 anni, l'opposizione. L'opposizione abbiamo dimostrato di saperla fare. C'è una cosa che secondo me non si percepisce tra le persone, c'è un valore aggiuntivo di queste persone qui, di questo movimento, che non si percepisce ancora, che siamo anche una forza di governo credibile, e noi lo possiamo in ragione dei risultati che abbiamo portato a casa dall'opposizione con tutti contro. Di qualcuno ve ne ha parlato Alessandro, per quei due provvedimenti che probabilmente avrebbero salvato la vita a centinaia di imprenditori che si sono suicidati perché non riuscivano a pagare le tasse allo Stato, ma lo Stato non gli pagava i lavori. E sapete quante vite avremmo potuto salvare se l'emendamento di Fattinati era legge dello Stato 4 anni fa e non oggi? Dove già stiamo governando, stiamo facendo delle cose incredibili con delle persone di 30 anni che fanno i sindaci. Voi sentite parlare di decreti salva Roma, sentite parlare di un decreto salva Napoli, c'è questo sindaco che doveva scassare e invece sta piangendo a Montecitorio ogni giorno per farsi salvare la faccia, non i bilanci del comune, per farsi salvare la faccia. Queste persone qui che stanno parlando di decreti salva Roma, salva Venezia, salva Reggio Calabria, non state sentendo parlare di un decreto salva Parma, non ne avete mai sentito parlare nonostante ci fossero 800 milioni di euro di debito che abbiamo ridotto già di 200 milioni in un anno, l'abbiamo fatto. Sono stato in Veneto da Vise Maniero, che è un nostro sindaco alla mia età, è il sindaco di Mira, un comune di 40.000 abitanti, grande quanto la mia città, Pomigliano d'Arco. Alvise ha fatto una cosa molto semplice, ha preso gli edifici sfitti del comune che non gli servivano e li ha dati in comodato gratuito alle università, all'Università di Venezia, che ha fatto una sede per un master universitario. Bene, l'università in cambio gli doveva fare i bandi per accedere ai fondi europei, gratuitamente. Da zero ha messo insieme in un anno 250.000 euro di fondi europei che investe in progetti per il turismo per dare lavoro ai giovani. E lo sta facendo uno che non aveva neanche minima idea di come si facesse il sindaco. Allora se andate a vedere, vedete una comunità, un movimento che non solo sta facendo l'opposizione, che sta facendo il governo. E lo sapete perché io sono sicuro del fatto che queste persone sarebbero capaci di cambiare questo paese in 3 mesi al governo? Perché io le ho viste all'opera. Io faccio parte di un organo che si chiama l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, insieme ad un altro mio collega, amico nostro, che si chiama Riccardo Fraccaro. È il Consiglio d'Amministrazione della Camera dei Deputati. La prima cosa che abbiamo fatto quando siamo arrivati lì è stato cercare un attimo quanto costava, quanto era grande il bilancio della Camera dei Deputati e capire un attimo quali erano le spese, la cosa che avreste fatto voi se foste arrivati lì. E abbiamo scoperto che la Camera dei Deputati spendeva qualcosa come 32 milioni di euro all'anno di affitti per palazzi che valevano 4 milioni di euro. Li avremmo potuti comprare il primo mese, dal 98 ad oggi sono stati spesi 544 milioni di euro di fitti per due palazzi che valgono 5 milioni di euro. Bene, la prima cosa che gli abbiamo chiesto
resto è stata, recedete da questi contratti, fateci questa cortesia, no, non vi denunciamo perché non lo possiamo fare, c'è l'autodichia, altrimenti vi denunciavamo, ma usciamo da questi contratti, recediamo da questi contratti. Ci dissero non si può fare perché questi sono dei contratti senza clausola di recesso, li ha fatti Violante nel 98 e valgono fino al 2018 per un palazzinaro che si chiama Scarpellini, che ha messo insieme quasi 600 milioni di euro dei vostri soldi. Bene, io e Riccardo, che eravamo gli inesperti, quelli non credibili come forza politica che si candidava alle elezioni a detta loro, e figuriamoci non credibili come forza politica che si presenta come forza di governo, bene, dicevo una cosa: voi siete il legislatore, qui siamo in Parlamento, facciamo le leggi e ci venite a dire che non si può fare. Chiudemmo la riunione con un non finisce qui. Dopo pochi mesi abbiamo presentato 3 righe di emendamento in cui abbiamo detto tutti gli organi costituzionali e gli enti pubblici che hanno in essere fitti d'oro, contratti di fitto d'oro, possono recedere nel 2014 con un preavviso di 6 mesi. Riccardo presenta questo emendamento a sua firma, l'emendamento Fraccaro, 3 righe come ve l'ho detto, non si accorgono dell'importanza di questo emendamento, lo votano e lo fanno passare loro. Il giorno dopo se ne accorge l'imprenditore Scarpellini, che lo avevano fregato, ma a loro insaputa lo avevano fregato, va ai giornali e ci racconta perché c'erano quei picchi, ci racconta che tutti andavano da lui per voti, per posti di lavoro, per soldi per le campagne elettorali, e adesso che erano saltati racconta anche la verità su come ha ottenuto il contratto da Violante, e l'ha ottenuto senza essere proprietario dei palazzi. È andato da Violante, si è fatto fare un contratto di fitto, è andato in banca e ha detto: questi mi hanno fatto un contratto da 32 milioni di euro per palazzi che mi costano 4 milioni di euro, me lo fate un mutuo? Certamente che te lo facciamo un mutuo, siamo tutti bravi a fare gli imprenditori così. Bene, grazie a questi incompetenti, con 3 righe di emendamento, non solo tra 2 settimane facciamo saltare gli appalti di Scarpellini, ma in tutta Italia facciamo saltare un business per i palazzinari che vale 4 miliardi di euro. E questo lo hanno fatto persone che hanno tutti contro, abbiamo contro i media, come diceva Alessandro, abbiamo contro tutti i partiti che si coalizzano. E allora di che stiamo parlando? Io vedo i nostri sindaci, vedo i nostri consiglieri regionali, vedo i nostri parlamentari e dico: questa campagna elettorale per le europee, in cui ci presentiamo alle europee per vincere, noi non dobbiamo fare altro che raccontare chi siamo, da dove veniamo e cosa stiamo facendo, perché noi siamo l'unica forza politica che ha fatto quello che diceva in campagna elettorale, ovvero l'unica forza politica.